Sono in compagnia del migliore in campo tra LCS Bonici Motorsport, Dario Bonelli. Buonasera Dario. Buonasera. Allora, da 8 per la partita che hai fatto, per due motivi semplicissimi. Uno, perché sei stato come al solito un baluardo insormontabile per la difesa e ti proponi in avanti. Nel secondo motivo, perché hai dato il là all'azione del gol, anche se non è servito a vincere, però è servito a prendere un punto importantissimo per la tua squadra. Sì, un punto importante, secondo me il risultato era giusto, forse un po' di rammarico per come è maturato, che è maturato negli ultimi minuti, forse anche negli ultimi secondi, però chi ha visto la partita dall'inizio, sono state due squadre molto equilibrate, i protagonisti sono stati i portieri, i pali, quindi il risultato alla fine penso sia giusto. Senti, la tua squadra, partendo da Arcidiacono, Bonelli in difesa, Palazzoli in avanti con Patanè, quindi ti sto nominando forse nei vari settori dei campi i migliori di questo torneo, a questo punto possiamo dirlo che puntate direttamente al titolo? Guarda, il nostro obiettivo principale è divertirci, lo dimostra il fatto che i ragazzi sono sempre gli stessi da diversi anni, con qualche innesto qua e là, quindi rimane sempre quell'obiettivo. E poi è normale, quando arrivano le vittorie, un torneo, qualsiasi torneo, si cerca sempre di vincere, di puntare almeno alla finale. Senti, non capita spesso che un difensore sia il migliore in campo, tu sai benissimo, visto il ruolo che ricopri, non è neanche segnato, quindi diciamo che ci sia una dedica particolare per questa palma del migliore in campo. A chi lo vuoi dedicare? No, la dedico alla squadra e agli assenti, perché non vedo l'ora di giocare con tutti quanti, perché ripeto, siamo un bel gruppo. Ok, ringraziamo Dario Bonelli, gli auguriamo un buon proseguimento di campionato.